rappresentanze, attenti! Alza bandiera! Rappresentanze, riposo. Il maresciallo dei carabinieri della stazione di Cernobbio ha comunicato e porta i saluti del prefetto, sua eccellenza dottor Bruno Corda, che essendo impegnato nella cerimonia del 25 aprile a Como non riesce a raggiungere la vetta del Bisbino. Diamo quindi la parola al sindaco di Cernobbio, dottor Paolo Furgoni. Grazie, grazie a tutti. Ripensavo a questi anni e ripensavo alle celebrazioni del 25 aprile, che segna la fine di una guerra, ma segna anche la fine di una dittatura atroce che ha interessato il nostro paese. E ripensavo a quello che ho cercato di raccontare in questi anni, a come un paese non rinasce se non rinasce dalla riconciliazione e dal superamento delle ferite che l'hanno attraversato, da come non si può guardare la storia in modo manicheo, dividendo i buoni e i cattivi, come se tutto il buono e tutto il cattivo fosse da una parte sola, ma non si può dimenticare che ci fu chi scelse la parte giusta e chi non lo fece. Non si può dimenticare, i morti sono morti e sono morti tutti, e non c'è differenza tra loro, ma non si può dimenticare chi morì per consegnarci la libertà, chi morì per liberarci dal nazifascismo. Non si può dimenticare che per noi il 25 aprile, per altri stati in giorni differenti, ma quell'aprile segnò la fine di un'ombra pericolosa che stava distruggendo non solo l'Europa, anzi non fu la fine, perché in realtà in Spagna e più tardi in Grecia quest'ombra si stese ancora pesantemente su quei popoli. Non si possono dimenticare queste cose. E io oggi volevo richiamare però un altro termine che si usa poco, e quando lo si usa a volte lo si sente usare veramente a sproposito, ed è quello di patria. L'ho ricordato anche stamattina, quando dicevo che prima di tutto non si può non partire per festeggiare il 25 aprile ricordando i morti, e seconda cosa, non possiamo dimenticarci della nostra patria e di che cos'è la nostra patria. La nostra patria è nata dalla rivolta contro il nazifascismo, la nostra patria è nata sulla democrazia. Le persone che sono morte, e guardate, veramente noi qui ricordiamo giustamente i partigiani che sono morti su queste montagne, ma non si possono dimenticare i soldati che dopo l'8 settembre furono deportati come schiavi in Germania,
e che molti di loro avevano di fronte a sé la scelta, potevano scegliere se stare con i nazifascisti o se essere deportati, e loro scelsero di essere deportati. Non si possono dimenticare questi soldati, non si possono dimenticare chi venne ucciso, chi venne torturato in quegli anni. Noi non possiamo dimenticarci Don Umberto Marmori, non possiamo dimenticarci i cernobiesi che persero la vita o che la misero a rischio in quegli anni, non possiamo dimenticarci chi aiutò su queste montagne a scappare gli ebrei e tutti i perseguitati. Noi non possiamo dimenticarci di questo e non possiamo dimenticarci che la nostra patria nasce lì, la nostra bandiera rappresenta quello, nasce da quelle vite, nasce da quei sacrifici. Perdonatemi, non si può dire contemporaneamente di essere patrioti e di essere fascisti, perché è un'altra patria questa, è la patria nata dall'antifascismo. Non contro qualcuno, non importa, senza riconciliazione non si va avanti. Ma se si nega questo, noi non onoriamo la nostra patria. E il 25 aprile io voglio onorare al meglio la mia patria. Grazie. Grazie signor Sindaco, ora ci spostiamo presso il CIPO ai caduti per l'onore ai caduti. Rappresentanze, attenti! Onore ai caduti. Rappresentanze, riposo.